sto uscendo dalla metro, ma in realtà non ho preso la metro, è solo un'entrata di scena per non stare già fermo di fronte alla camera. Questa è la fermata della metro di Milano San Babila, una normale fermata della metro per tutti, ma pure per me in realtà. Però negli anni 80 questa zona era il quartier generale dei paninari, sto parlando di una sottocultura che in teoria non c'è più, ma in realtà c'è ancora, perché i paninari esistono ancora. Oggi parlerò di nostalgia, parlerò degli anni 80, parlerò di varie cose e facciamo la puntata, se no spreco tutto il tempo qua davanti alla metro. Ciao. Vi faccio vedere volentieri gli album dei paninari. Arena dei Duran Duran nel 1984, Spandau Ballet. Eccoli. Notorious, andrò a consacrare il paninaresimo. Ancora, paninaro dei Pet Shop Boys. Quindi i Pet Shop Boys vennero a Milano per una trasmissione radiofonica e decisero di scrivere un brano chiamato Paninaro. Loro a Milano comprarono nell'86 un giubbotto G1 dei Dark, si presume, o comunque degli antagonisti, dissero paninari di merda. Si informarono e da lì nacque Paninaro. Paninaro, il primo numero, uscì nel gennaio dell'86. A me quello che affascina è che andava, cioè il movimento Paninaro, no? Per quanto fosse di nicchia, era di nicchia? Cioè comunque permetteva l'esistenza di un'editoria dei fumettisti, gente che disegnava, scriveva. Tirature da 300.000 copie. E le vendevano? Assolutamente. La versione Preppy. La versione Preppy. Ah, ecco Matt Dillon. La versione Preppy Dillon che c'avevi, no? Era dedicato alle sfitinzie. Sfitinzia, come si poteva chiamare anche Panella, Panozza, Paninara, Squinzia. Le donne del mondo paninaro. Esatto. La sfitinzia era la donna attraente o era la donna? La donna, la Panozza era già quella più che acchiappava. E poi c'era il serie C, Cucador. Questa prima pagina. Cucador è il protagonista di questo fumetto, mentre in Paninaro si chiamava Lucido. E Lucido è esistito veramente a Milano. Si chiamava Max. Max Lucido. Troppo giusto, troppo dice giusto, uno. Sì, e quello dietro, la ragazza dietro gli fa ps, Cucador. Bircide, ma queste figurine del Paninaro Preppy, tu le tieni nella confezione perché sei malato e non puoi aprirle? Ma no, ne ho una scorta, quindi volendo... Le apri così, le aperte? Assolutamente, sì. Cioè queste qua sono state conservate là dentro dagli anni 80. Questo è 1986, quindi hanno visto la luce adesso dopo quasi 40 anni. Questa è un nazista? Poteva essere nota dolente. Speriamo sì. Di no, o che lo fosse così, per scherzo. Mi dissocio. Certo. Ma i tuoi amici paninari, che però tu non definisci ex paninari. Paninari, sono paninari. Certo, assolutamente. Li possiamo conoscere, sono persone a modo? Assolutamente, sono tutte persone a modo, dignitose, ognuno ha la sua personalità. Tu hai un paninaro nel momento d'oro dei paninari. Cos'è una cosa che ti ricordi? Come ti sei avvicinato al movimento? Che si cuccava un casino. Ma io vedevo, la posso definire sfidinzia o è offensiva? Come mai nell'entourage paninaro le donne sono così in minoranza? Come mai? Perché come le mai? Donne sono meno nostalgiche, se lo sono rimangono nostalgiche dentro, ma vivono il presente più di noi maschietti. Perché le donne sono meno nostalgiche, se lo sono nostalgiche dentro, ma vivono il presente più di noi maschietti. Perfetto. Io sono del 74, quindi ero un pochino più quindi piccola una di decenne. Loro. Esatto. Però mi è sempre piaciuto lo stile, il look. E poi... quando nominate delle marche che esistono ancora in TV, manderemo questo suono. Ok. Quindi è il motivo per cui ogni tanto quando parlate sentite questa cosa. Faccio un esempio. Rigatoni per... Okay. Negli anni 80 voi eravate comunque molto affascinati dai marchi. Molto. Quando in quell'età lì parliamo anche di 13-14 anni. Quindi vedevi già comunque i ragazzi che andavano a scuola a 13-14 anni che avevano... No, cazzo, tieni, non lascia, stai bravo. Ha mollato il... No. Vai! Come è andato lì? Non lo so. Vabbè, basta che non si è fatto male nessuno. È un danno risolvibile? Sì, no, niente di che. Posso? Ma sta puzza di benzina è normale. Beh, sarà uscita un po'.
Mi sto prendendo fuoco. Facciamo la prova sigaretta? No. Facciamo la prova accensione. Vediamo se funziona ancora. Dal 1990 no, fa cazzate. Ah, ecco, senza accensione. Sentite l'odore degli anni Ottanta. Che musica! Vengo che se no inquiniamo. Euro zero. Senti, come commenti questo spiacevole incidente che c'è stato? Un troppo scarso. Può succedere. Meglio cadere da fermi che 150 all'ora. Questo è un bellissimo messaggio. Senti, col casco. Rompo qualcosa, toh. Cosa che fai? Pago. Paghi. Guarda, ma parlando di soldi, Valerio, volevo solo chiedere una cosa, no? Sai che sono affezionato agli anni Ottanta, sì, no? Sì, immagino che tu quindi, disponga ancora. No, io più che altro certo. Avrei pagato 150, 165 mila. Io un serbatoio lo comprai negli anni Ottanta. Posso? Sì, lo comprai. Sì, sono vere. Sono anche ben tenute. Hai 20 mila lire che gli ho già avuta. Sono 5 sacchi. Gianluca, 50 mila lire bastano per... Però tu, Bircile, per aver all'epoca, che era 2002? Sì, febbraio 2002. Tu ti sei, hai detto, non le vado a cambiare. Esatto. Quindi vuol dire che hai sempre avuto una bella disponibilità economica. No. Cioè, lo capisco più da questo che dalle 10 moto che ho visto a casa tua. Tu quanti anni hai? Sì, questi tre. 24. Vieni un attimo. Ragazzi, quanti anni avete? Voi conoscete il movimento dei paninari? Io non lo conosco. Tu neanche? Tu neanche? Io ho un figlio di 33 anni adesso che segue la moda, segue i marchi, ma non sono legati come a noi. Noi siamo rimasti sul pezzo, diciamo. E adesso la cosa che mi fa ridere è che molti marchi stanno ritornando, grazie alla moda degli anni 80. Tutto torna, come gli anni 70, tutto torna. Tutto torna. Questo è ora, torna la moda anni 80 adesso. Vediamo. Che erano anni che non... Quindi se superiamo i 100 anni potremmo vivere la moda degli anni 80 di questo del 2080. Quindi tu pensi che la storia sia ciclica? Sì. Beh, negli anni 20 c'era la destra al governo, come adesso abbiamo la destra al governo. Cioè, negli anni... è ciclica. Negli anni 20 c'era la destra al governo, come adesso c'è la destra al governo. E quindi nel 2029 ci sarà la crisi come il 29 del secolo scorso. Cioè le stesse marche di scarpe da ginnastica, non voglio fare nomi perché non so se... hanno rifatto dei modelli degli anni 80 adesso. Tu è... Bircile, mi è venuta un'idea, vieni un attimo, voi parlate. Sto pensando una cosa. Tu no? Tu e i tuoi amici dite sempre io vorrei vivere gli anni 80. Però è impossibile tornare indietro, come dicevi te adesso, con la macchina del tempo. Ma se nel 2080, quindi nei prossimi anni 80, dovessero esserci i paninari del futuro, visto che la storia è ciclica, certo, come avete detto tu. Ma se provassimo, dico una cosa, probabilmente adesso, a congelarti, in modo da poterti svegliare nel 2080 e rivivere adesso, col corpo di adesso, che comunque se devo essere congelato, per non aver troppo freddo, almeno con il piumino, con il gallo. No, ma a parte gli scherzi, esiste però una... Sì, sì. Cioè, esiste l'ibernazione. Sì, sì. A livello cinematografico si vede sempre, però sono documentato a livello scientifico, se qualcuno in questo momento è già ibernato, se non che voci di corridoio. Qualcuno sì. E soprattutto se qualcuno è già stato disibernato, non so come si dice, o scongelato. Vabbè, quello no, però insomma nel 2080 avranno inventato. Torniamo un attimo dai tuoi amici. Mi sono informato e ho scoperto che in Italia ci sono già varie persone che si sono fatte ibernare e alcune che lo faranno. Ho portato Bircide a conoscere una di queste persone per farlo un po' abituare all'idea della criogenia. Ascolta Bircide, adesso andremo a incontrare una persona, si chiama Vitto Clout, che si farà effettivamente ibernare. Per quanti anni? 400 anni. Quasi mezzo secolo. Bravo, bravissimo. E sta qua, quindi qualsiasi cosa ti sente. Salve. Molto piacere. Valerio. Vitto Clout. Bircide, Vitto Clout. Molto lieto, Vitto Clout. Dottor Vitto Clout, lei è un avvocato, giusto? Sì. Lei ha contrattualizzato che verrà ibernato e si risveglierà tra 400 anni. Sì. Conferma? Sì, confermo. Quindi ci spieghi un attimo, quando ha fatto questo contratto? Allora, tutto nasce nel 2004 circa, quando per motivi di lavoro sono andato negli Stati Uniti d'America e lì sono andato a vedere il centro. Alla fine della settimana che sono rimasto lì, dico, io voglio fare il contratto. E no, mi ha detto, lei non può. Perché? Dico, sono qua,
perché dice deve essere visitato. Il giorno dopo vengono due medici e tre infermiere. Mi hanno fatto restare nudo e crudo in mezzo alla stanza. Mi hanno misurato dappertutto. Dopo circa un mese e mezzo, mi hanno telefonato e mi hanno detto sì, dice, è possibile che lei faccia il contratto. Il signor Bircide è un amante degli anni Ottanta. Sì? Che questi siano gli anni Ottanta del Novecento o del 2000, secondo me poco conta. Un modo per fargli rivisitare gli anni Ottanta è ibernarlo e scongelarlo tra 60 anni scarsi, a ciò che lui possa visitare gli anni Ottanta del 2000. È una scelta, 60 anni sono pochi per me, perché non vedrà il cambiamento radicale del mondo come io lo vedrò, perché fra 60 anni non ci sarà questo cambiamento radicale, diciamo, del mondo, almeno che non arrivi qualche bomba atomica, qualche cosa che stravolge, diciamo, un po' tutti quanti noi. Certo, meglio rischiare e godere poi dei frutti se funziona. Certo. Adesso, negli ultimi 10 anni, diciamo, le televisioni, cioè le comunicazioni, le analisi, le cure mediche, eccetera, hanno fatto passi da super gigante. Fino a una decina di anni fa c'erano 300 persone che erano state ibernate e che alcune col solo cervello, alcune con l'intero corpo, diciamo, adesso sono 1400. Ma l'ibernazione è venuta in quale anno? Quella di Walt Disney nel 1955. Lui è ibernato Walt Disney? Sì. Tutto un, diciamo così, un desiderio, ma un desiderio e sogno che rimane, può rimanere tale senza che ci sia. A questo punto, Valerio, mi affascina così tanto la filosofia dell'avvocato che io potrei scegliere anche fra 400 anni nel 2380, basta vivere gli anni 80. Sì, quello sì, no, lo dicevo per una questione di comodità, che magari nel 2080 io potrei ancora esserci e magari possiamo continuare col documentario. Dopo l'incontro con Vitto Clout, io e Bircide abbiamo fatto una lunga camminata. In realtà non è vero, stiamo nello stesso posto, ma in quello stesso posto abbiamo dato un appuntamento a un'altra persona, un imprenditore funebre di Vibo Valentia che si occupa, tra le altre cose, di trasportare salme congelate in Russia per l'ibernazione. Lui si chiama Filippo Polistena o, come ama definirsi, il cassamortaro del ghiaccio. No, non l'ha mai detta sta cosa, me la sono inventata io adesso. Piacere. Ciao Filippo. Valerio, lui è Bircide. Filippo Polistena, sappiamo che tu gestisci un'impresa funebre che permette di fare dei contratti con la Russia per potersi congelare. Certo, sì. Ho questa attività che si occupa di onoranze funebri tradizionali e inoltre si occupa di crioconservazione. Diciamo che sono il primo passo per fare questo procedimento. C'è qualcuno che si fa ibernare da vivo? No, non l'ho mai sentito, però mi ha chiamato più di una persona che dice io non voglio morire, ma voglio essere ibernato, che non sono morto, vivo. Mi metto in un freezer subito. Ho detto questo, non ho questa possibilità, perché mi arrestano. Cioè l'arrestano se lei porta una persona? Eh certo, bisogna essere, sì, è omicidio. È omicidio? Sì. Posso fare una domanda a entrambi? È meglio dire seppellito o sepolto? Il risultato è lo stesso, però sepolto. Sepolto anche per me. E allora optiamo per sepolto. Sì. Allora, non è stato difficile convincere Bircide a fare questo viaggio. Abbiamo parlato con Vitto Clout, che ci ha dimostrato che anche le persone più assennate scelgono la criogenia. Abbiamo parlato con il dottor Polistena, che trasporta le salme morte in Russia e in Svizzera. Noi abbiamo scelto l'Italia per la criogenia, abbiamo trovato questo reparto di criogenia gestito dal dottor Zucca, che a buon prezzo ti farà fare un viaggio di 60 anni per svegliarti negli anni 80 del 2000. Io terrò le due motociclette per memorabilia e poi quando, insomma, qualora io dovessi essere vivo, te le riporterò. Che cosa pensi di questo viaggio? Hai paure? Non ho tanto paura del viaggio, tanto quello viaggio che mi aspetterà. Sì, questo viaggio, possiamo chiamarlo, per me sarà un viaggio nel tempo, uno spazio temporale diverso da quello che noi immaginiamo. Certo.
Posso pensare mia figlia cosa sarà diventata, se mia moglie sarà ancora viva, se esisteranno ancora i piumini col galazzo, o le scarpe con l'albero. Vedremo, cioè, tu lo vedrai, e il nostro pubblico, i più giovani, aspetteranno che tu ci racconterai. Andiamo dentro, che la criogenia è stata prenotata. Paura no, però, mi hai detto. Paura no, assolutamente. Ok. Decide. Il dottor Carlo Zucca, salve. Buongiorno. Buongiorno, lui è l'indice della persona che dovevo appunto ibernare. Perfetto. Questo cos'è? L'azoto? Questo è l'azoto liquido. Ah, ok. Una carica e un viaggio. Una carica e un viaggio. Va bene. 60 anni. 60, sì. Andiamo dove sia la capsula. Benissimo. Sì, prego, fai strada, giro. Ecco qua. Valerio, la mamma della Berbice. Ah, sì, sì. Grazie. Allora, questa è la... serve per esonerare me, la RAI, il dottor Zucca, da eventuali malfunzionamenti. Cioè, com'è? Sì, no, più che altro è... Certo. Che non è che sono stato io a... Che tra l'altro sono il primo essere umano che si fa ibernare vivo. Sì, peraltro... Non è la prima volta che inverna una persona, vero? Assolutamente la prima. Ok. Oh, Bici, io intanto ti saluto. Oh. Fai un viaggio, è stato veramente un piacere. Sì, pronto? Pronto. Fai un bel respiro profondo. Buon viaggio, Bircine, ci vediamo nel futuro. Primo gennaio 2080. Io sono tornato nella cella frigorifera dove quasi 60 anni fa lasciai custodito il paninaro Cirbile. Il luogo è abbandonato da anni. Fortunatamente la cella è ancora qui. Mantengo la promessa che gli ho fatto. Lo libero dal sonno che l'ho tenuto immobile. Valerio. Allora ha funzionato. Riesci a respirare, riesci a parlare. Dove siamo? Questa era quella che voi chiamavate Piazza San Babila, adesso è diventata un deserto. Merda, come tutto il resto. Questa è una toccia dei tuoi tempi. Sai usarla? Certo. Bircide è il primo uomo ad essere scongelato nella storia. Sì, ma in Italia. Valerio, ma dove siamo? Quando siamo? Ma i paninari sono tornati? In questi 60 anni? In cui tu eri congelato, e ho capito che i paninari del futuro non sarebbero stati. Vaffanculo! Cado, stai giù! Stai giù! Stai giù!